Benvenuti allo spettacolo più bello della vostra vita. Stasera può accadere di tutto qua. Allora, siamo molto felici di aver portato un grande spettacolo qua a Roseto, tanta roba. Io intanto vi vorrei subito far giocare un po' a palla. Quant'è che non giocate a palla? Quant'è che non vedete un po' di palle che girano? Visti i tempi, è facile vederli. I nostri sguardi si cercano con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lasciati questa atmosfera che porti con sé, non c'è più niente da perdere. Bravo! Ti porterò via con me in questa notte fantastica. Ti porterò via con me. Guarda come siete belli, ragazzi, bellissimi. Che belli siete, buonasera, buonasera, mezzo a voi, buonasera a tutti, buonasera, da vicino, vieni, ho rubato subito il cellulare, buonasera, ciao, foto, guarda, zacchete, ciao, buonasera, come stai, buonasera, lui, ciao caro, ciao, buonasera a tutti, buonasera signorina, lei è sola? Come mai la vedo sola qui, scusi? Ah cazzo, sarete arrivati per caso, scusa. Buonasera, ciao. Detto magari. Buonasera ragazzi. Come stai? Vieni qui con me. Vieni con me, fidati. Prego Vittorio, vieni qua. Ciao Vittorio, quanti anni hai? Sei. 6 anni, Vittorio, di dove sei? Bene, allora Vittorio, cosa fai nella vita? Benissimo. Allora, ragazzi, è ovvio che questa sera ci siamo emozionato? Sì. Ecco, questa è la grande risposta. Prova che? Partiamo. Come mai voi? Io faccio una buca, meglio se non lo fa. Vittorio, basta. Paolo Ruffini, up and down a Roseto degli Abruzzi, grazie per questo spettacolo, grazie per le 1000 emozioni che ci hai dato, ma più di 1000, è stato uno spettacolo eccezionale. Grazie a voi, noi siamo felicissimi di essere tornati qua e devo dire c'era tanta attesa, c'era tanta emozione, tanta energia e non mi aspettavo di trovare un pubblico così sensibile, quindi è stata una serata, faccio questo spettacolo, vieni Andre, guarda, io vi presento anche mio fratello gemello, che lui è uguale a me, vero? Guardate come ci assomigliamo. Uguale. E io stando con Andrea e anche gli altri attori che compongono questo spettacolo mi accorgo di avere una confidenza con la felicità diversa. Cioè io molto spesso vado in down e vado ogni tanto mi rattristo, penso al mondo, alla guerra, alle cose. E lui gli fa, poi arriva lui e mi fa, ma cosa pensi? E si ritorna a pensare alle cose belle, a quanto la vita sia un'opportunità sempre. Ed è vero, infatti la felicità non è mai mancata questa sera. Bisogna farci caso, sì. E questa è la cosa più importante. Lei è lo scenografo. Ah. E lei ha fatto queste scenografie, scusi. Scusi, io non l'ho capito molto bene. Cioè lei è venuto qua, ha fatto queste scenografie, come si chiama lei? Massi. Lei si chiama Massi? Massi. E lei mi vuole rovinare lo spettacolo, Massi? Massi. Ma mi sembra evidente, questa cosa non è possibile, Massi. Ma c'è il pubblico, ma non è possibile. Allora come si fa? Federico Parlanti. Buonasera. Allegria, Sì, con busta condominiale. È vestito con una busta condominiale, lo vedo anch'io. Complimenti. Bello, allegro, bello sì. Fresco anche lei. Di sì. Bello estivo. Vuole dire qualcosa di allegro, Sì. Ci provo, Io non la disturbo. Non c'è d'abbi.
No, come arrabbio, allora, inizia. Vada, vada, si preoccupa, faccia il furbino lei, Vado. Vada. Sì, allora, non me lo va, No, vada, vada sereno, vada sereno. Allegria, Sì. Gli episodi sono pieni e voi dicete gli ospedali sono pieni e voi dicete vi faccio l'attore. L'attore? Muore! Ah, io non capisco una cosa. Cosa? Per esempio mi vede, fa così. E ci credo, scusi. C'è una macchina? Come? C'è una macchina? Sì. Attento. Paolo, com'è nata questa idea? Questa idea nasce da una collaborazione con un mio carissimo amico che poi vi presenterò se volete, che si chiama Lamberto Giannini, che ha una compagnia da 25 anni a Livorno, che si chiama Major von Frinzius, e quando mi ci sono trovato mi sono detto ma io voglio lavorare con questi attori, cioè sono attori che mi ricordano che delle cose belle, mi ricordano il valore della lentezza, mi ricordano che la violenza è sempre un errore, mi ricordano che c'è una cosa ancora più contagiosa al mondo del Covid e dell'amore, e quindi ho deciso di essere drogato di questa meravigliosa attività che stiamo facendo insieme. Complimentissimi. Dove? Quale? È l'occhio, non è per spingere. In terza fila, guarda. In terza, lei? Quella signora Mora? Sì, sì. Prego, signora, buonasera, lei si chiama? Ciao, Giusy. Giusy, speriamo. Una domanda a Giusy? Ecco, sentiamo. Ma che? Sì. Erika, ma come ti sei messa? Ti ho detto una ragazza semplice, ho detto mettiti tranquilla. Ho messo la prima cosa che ho trovato. Ma quella prima cosa, sei andato a ballare alla Scala. Una cosetta. Ma che una cosetta, Erika? Dai, ti ho detto mettiti tranquilla. Tu mi dici queste cose solo perché sono così. Allora io non voglio polemiche, così come? Figa! Fighissima, Erika, buona. Ah, vuole l'autografo? Ah, finalmente, mio fan! Ma finalmente! Allora, vi faccio un complimento! Ti andate! Oh, un altro complimento! Uno. Benissimo, allora vogliamo urlarlo a voce alta! Chi sono? Adriano Celentano! Come Adriano Celentano? Come Adriano Celentano? E lo so, a parlare amore! Emozione, un altro colpo, e DJ, lo fai te, complimenti a te che ti sei lasciato contagiare e a tutti che questa sera ci hanno contagiati. Vero o no, l'amore è di tutti. Per me l'amore è di tutti. Grazie, siete grandi, grazie. Grazie a voi, grazie. Los Angeles, Victoria, Pisa, Marco, Dormire, Salutare, Mangiare, Augusto, Augusto, Saluto, Saluto, Camminare, Camminare, Muovere. Ma lui è sempre fatto così? Girare! Girare! Spari! Girare! Massaggio! Claxon! Claxon! Claxon l'ha azzeccato, Claxon l'ha preso! Assolutamente, vi abbraccio forte voi di Itinerari e mi raccomando cercate di farne sempre di migliori anche nel cuore. Ciao! Vivi assurdi! Assurdo! Puzzo! L'essenza del maestro, ma chi sceglierà come suo assistente? Impegnativi! Maestro, ma lei ha un bellissimo mondo interiore. Com'è il suo mondo interiore? Assente! Scaletta, subito! Musica, subito!
tante le emozioni questa sera, assessore Mastrilli, un'estate rosetana piena, piena di emozioni, di musica, di arte, una pineta che si illumina d'immenso, di fiabesco, diciamo, quindi un'estate sicuramente da vivere a Roseto degli Abruzzi. Sì, rimanendo in tema, per domani una pineta incantata, come questo bellissimo spettacolo, tutte queste persone che ci trasmettono la vera essenza della vita. Quindi ancora emozioni, persone che ci fanno ancora emozionare quando diventa un po' tutto piatto. Speriamo che anche quest'estate rosetana e gli eventi che anche grazie a Nardone Eventi sono a Roseto e anche insomma tutto l'insieme delle attività, spettacoli, musica, teatro, teatro dialettale. Abbiamo cercato di trasformare il post pandemia in qualcosa di bello movimentato. Una cosa bellissima che questa sera è partito, un messaggio che è partito da Lido d'Abruzzo, che ringraziamo per aver ospitato questa bellissima serata, un messaggio che dobbiamo portarci dentro per qualsiasi cosa. Certo, sì, come è stato detto nello spettacolo, chi può dire che cosa è normale e che cosa non lo è, rispettare l'unicità delle persone. Assolutamente uno spettacolo con un bellissimo messaggio. Lido d'Abruzzo, è appena terminato lo spettacolo, sono ancora forti le emozioni, sono qui con la Nardone Eventi, con Francesco e Tiziana, una grande organizzazione, un grande arricchimento di questa estate rosetana grazie ai vostri eventi. Noi ringraziamo Roseto che risponde bene e il pubblico anche questa sera non è mancato e ci regala emozioni come ci ha regalato emozioni questo bellissimo spettacolo, come avete visto tutti i presenti. E questi ragazzi speciali li dobbiamo ringraziare ogni giorno per quello che ci danno, anche perché noi, come sapete, lavoriamo spesso nella solidarietà, abbiamo fatto anche altri eventi con scopo benefico. E cerchiamo di fare nel nostro piccolo qualcosa anche che vada per questo fine. Tiziana, ci anticipi qualcuno dei prossimi eventi qui a Roseto? Certo, allora il prossimo evento è il 23 luglio, Gabriele Cirilli che sarà qui con il suo spettacolo 2.0, seguirà il 7 agosto il tanto atteso Marco Bocci, tanto atteso soprattutto dalle donne. E per concludere, il 12 agosto avremo Uccio De Santis in trio, quindi con Antonella Genga e Umberto Sardella. Grazie alla compagnia di questi ragazzi e a Paolo Ruffini, che veramente è stata una cosa molto 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 emozionante ed importante. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi che ci seguite su Itinerari, un'estate rosetana che continua grazie alla Nardone Eventi e ai numerosi eventi che ci saranno nella nostra città. Buona estate. Sabato 9 luglio 2022 siamo a Tortoreto Alta per la seconda edizione